Ben ritrovati, 8:50. Andiamo a collegarci con Salvatore Gazziano di Soldi Expert, società di consulenza finanziaria. Come ogni martedì lo ritroviamo. Grazie per averci aspettato, Gazziano. Non so se ha avuto modo di seguire in precedenza Caffè Affari, ma stavamo commentando con il mondo sindacale il piano industriale di MPS. Oggi è il grande focus di questa puntata di Caffè Affari, bene o male di tutti i mercati. Le chiedo anche un commento, un piano che prevede un utile a 1,1 miliardi nel 2019, comunque un ROTE superiore all'11% sempre nel 2019, e poi ancora importanti tagli, esuberi, 2600 persone, tagli di 500 filiali. Che impressione ha avuto quando ha letto i numeri stamattina? Diciamo che i numeri sono sicuramente interessanti per quello che riguarda le prospettive, anche se fine 2016, se parliamo non solo di stime e previsioni, ma di quello che è più sicuro e certo a breve come bilancio 2016, e se è quello di una perdita di quasi 5 miliardi di euro, proprio quanto si vuole andare a raccogliere con l'aumento di capitale nel 2016 per effetto di tutte le svalutazioni che dovranno essere fatte sui crediti in sofferenza nel caso della maxi cessione del pacchetto da 28 miliardi di sofferenza. Sicuramente i numeri, diciamo, per quello che riguarda le stime, sappiamo benissimo che in questi anni di piani industriali, di previsioni, di ROE, ROTE, ne abbiamo visti tanti, e spesso secondo me sono fatti con assunti spesso abbastanza ottimistici. In ogni caso stiamo notando su Monte dei Paschi di Siena che il mercato sta sicuramente più considerando credibile le proposte che stanno arrivando sul mercato, o almeno se dovessimo fare una battuta, un po' MPS è diventato come un'opzione binaria: testa si guadagna e si resta in gioco e si può mettere a segno un grosso guadagno, croce si perde tutto. E il mercato in questo momento sta puntando sulla testa, perché diciamo tutti questi operatori, veri o presunti, perché alcune cordate che vengono date come credibili, che potrebbero far parte di questa operazione, mi risultano un po' difficili che possano partecipare, fra cui anche si è fatto il nome di Paulson, il gestore di Edge, perché ho letto anche alcuni commentatori che l'hanno confuso con l'ex segretario di Stato. Non so quanto in realtà potrebbero essere interessati all'operazione, visto che hanno grosse difficoltà sui propri hedge fund in questo momento a gestire i riscatti. In ogni caso, probabilmente c'è anche grossa speculazione, probabilmente qualcuno vuole comprare anche un biglietto per l'assemblea, perché poi il vero grosso business in questa operazione su Monte dei Paschi di Siena, bisogna ricordare che tutto il monte delle commissioni e delle operazioni che chi riuscirà a indirizzare verso una delle due, dei due piani che in questo momento sono sul mercato, farà lì il grosso profitto più che ancora sui prezzi di borsa. Ecco, Gazziano, tra poco affronteremo anche altri temi, però vorrei tornare sul 28%, perché la mia memoria non è certo come la sua, però in assenza di un'offerta pubblica di acquisto raramente avevo visto per una società del FTSE MIB, o meglio non me ne ricordo, un più 28,8%, soprattutto una società che è stata costantemente venduta allo scoperto tutto l'anno. Che cosa c'è dietro a questi rialzi? Qualcuno che corre a ricoprirsi, che aveva venduto allo scoperto tardi, 18-17 centesimi, cosa, un biglietto da visita per l'assemblea? Perché tutte queste informazioni messe insieme non possono giustificare un più 100% in sei giorni. Ma diciamo che, diciamo, vedendo anche diciamo, l'esame degli ordini, anche su come è stato ben descritto questa mattina sul quotidiano MF, c'è una parte anche di speculazione che su un titolo come Monte Paschi di Siena, anche perché ha preso grosse legnate, tenta di risalire perché spera nel grande recupero. Dall'altra parte ci sono sicuramente fondi che, o hedge che tentano, sia chi è costretto a ricoprirsi perché vedendo tutti questi volumi sicuramente si ha paura che questa volta o per fortuna si vada verso un'operazione più seria. Dall'altra parte, come dicevo prima, è anche possibile che alcuni che sono più informati di altri e che sanno quello che si potrà accadere, vogliono anche avere un numero di azioni congrue da partecipare alla prossima assemblea, che credo che sarà il 24 novembre, per negoziare una più l'altra cordata con condizioni migliori. E teniamo conto che Monte dei Paschi di Siena a questo punto sappiamo da tempo che è un'operazione che si tutto fondata sul successo dell'aumento di capitale. Di fatto lo Stato col Fondo Atlante ha garantito che buona parte dei crediti di sofferenza verranno acquisiti dal mercato, rivenduti, però diciamo, il grande punto interrogativo era chi metteva i 5 miliardi di investimento nell'aumento di capitale. Evidentemente il mercato sta scommettendo sul fatto che qualcuno i soldi ce li mette veramente, quindi tenta di speculare su questa cosa.
E direi che da questo punto di vista è un titolo che è vero che ha recuperato una cifra così significativa, ma è un titolo che è arrivato a perdere oltre l'80-85% solo nell'ultimo anno. Ci può stare anche un recupero così forte in un mercato in cui solo negli ultimi giorni abbiamo visto volumi veramente forti. Per chiudere, Graziano, ieri molto bene anche Banca Mediolanum e il settore del risparmio gestito. In molti ci chiedono anche a che punto siamo, qual è un po' lo stato di salute del settore in questo parte finale, ultimo trimestre del 2016. Il settore del risparmio gestito ha sicuramente preso meno legnate del settore bancario, però in ogni caso da inizio anno il settore perde circa il 22%. È un settore che sicuramente, secondo le nostre analisi come Soldi Expert, è un po', deve dire un po', guardare un po' alle spalle quello che è successo nel passato come grandi utili con maggiore moderazione, perché è un settore in cui molte delle commissioni che sono state incamerate in questi anni, soprattutto nel campo delle commissioni di performance, sono state create grazie a metodi molto arditi di calcolarle, preso ad esempio prelevandole mensilmente, cosa che i fondi di diritto italiano lo vietano. E tra l'altro proprio su Banca Mediolanum c'è stata la scorsa settimana da parte di Massimo Doris l'apertura a rivedere la struttura delle commissioni di performance, in senso più vicino alla normativa italiana e anche a quello che di fatto richiede il regolatore europeo IOSCO. Questo significherà per il settore, anche se ancora non sappiamo se anche Azimut e Banca Generali si adegueranno, il fatto che molti dei profitti di queste società, che ricordiamo che pesano anche più del 50% dell'utile netto, le commissioni di performance, non potranno essere così forti, e questo sicuramente va a vantaggio del risparmiatore, del sottoscrittore, che in questi anni spesso ha dovuto pagare delle commissioni su guadagni che assolutamente non faceva. E questo, da questo punto di vista, i multipli molto, diciamo, più a sconto rispetto a un anno fa, un anno e mezzo fa, hanno quindi anche una ragione, secondo noi, dal punto di vista fondamentale. E quindi anche il settore, peraltro, ci sono pressioni competitive dal mercato degli ETF, che ha raggiunto lo scorso settimana, vedendo gli ultimi dati anche a livello mondiale, il massimo della raccolta, diciamo, di diverse pressioni. Ora è indubbio che se il settore, come stiamo vedendo da alcune settimane, sia bancario che piazza affari, ritorna, diciamo, a essere visto bene dagli osservatori e dagli investitori, titoli come Azimut, Banca Mediolanum potrebbero beneficiare, come abbiamo visto anche ieri Banca Generali, che ha messo segno un più 4%, un maggiore interesse, perché sono titoli che sono stati abbastanza colpiti anche loro al ribasso. Però sicuramente dal punto di vista della redditività futura, se uno guarda anche un po' i fondamentali, gli utili che abbiamo visto nello scorso anno, che è stata una stagione eccezionale per queste banche, non credo che potranno essere così facilmente recuperati se non a patto di grandi salite della raccolta. Bene, grazie dunque a Salvatore Graziano della società di consulenza finanziaria Soldi Expert per questo commento. Dottore, buona giornata, arrivederci. Buona giornata a voi.